Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di Deadpool 1, ennesimo nuovo inizio per la testata del mercenario chiacchierone, che propone in Italia la serie più recente del personaggio a partire dal numero 152 della numerazione classica. Ai testi troviamo Kelly Thompson, ultimamente piuttosto prolifica in Marvel, al momento scrive Captain Marvel, ha precedentemente lavorato su un sacco di testate, fra cui Uncanny X-Men, West Coast Avengers, Jessica Jones e Mr. e Mrs. X. Ai disegni uno dei miei preferiti di sempre, Chris Bacalo o Bacalo, che nonostante sia uno dei miei preferiti continua a non sapere come si pronuncia. Qualcuno lo sa, ditemelo, vi prego. Una carriera ormai trentennale. Il suo primo lavoro professionale fu su Sandman numero 12 e da allora ha disegnato un po' di tutto, a partire dalle miniserie di Death, sempre su testi di Neil Gaiman, fino alla serie steampunk con Joe Kelly, ma in effetti ha fatto della sua vera e propria casa la Marvel. Indimenticabili le sue prime storie su Generation X e Ghost Rider 2099. Ha continuato poi con innumerevoli serie degli X-Men, ma anche Avengers, Captain America e, più recentemente, Doctor Strange. Si è già occupato del mercenario chiacchierone su alcuni numeri di Deadpool Spider-Man fra il 2017 e il 2018. Tornando all'edizione italiana, da questo numero Deadpool diventa bimestrale e presenterà in ogni numero due storie della serie originale americana, al prezzo ormai standard di 5 euro per 48 pagine, ovviamente a meno che non ci siano storie più corpose come al solito. Ora, perché Panini abbia scelto questa soluzione leggermente più economica rispetto alle canoniche 24 pagine 3 euro mensili, lo ignoro, visto che moltissime altre serie continuano in questa formula. Un bel mistero, ma oggi niente polemiche. Quelle, se volete, me le tengo per un video apposta che mi pare vi divertano un sacco. Solo che effettivamente, se devo fare un po' di analisi, la politica di prezzi e formati di Panini al momento mi sembra in una vera e propria fase di test, in cui cercano di capire quale funziona di più. Vedremo cosa ci porterà il futuro. Ma parliamo della storia. Set di questa nuova avventura è Staten Island, il meno popoloso dei cinque distretti di New York City e che nell'universo Marvel è appena diventato il nuovo regno del Re dei Mostri, che fra l'altro è qui alla sua prima apparizione. Per una serie di complessi cavilli legali, che non sto qui a descrivervi, l'unico a poter risolvere la situazione è ovviamente Deadpool, che dietro l'autopagamento si precipiterà sull'isola per eliminare il nostro Re dei Mostri. Ovviamente le cose non andranno come previsto, come potete dedurre sia dalla copertina che dall'introduzione estremamente spoilerosa di Marco Ricompensa, che trovate in seconda di copertina. Vabbè. Gradita ospite della storia, soprattutto gradita da Deadpool, Elsa Bloodstone, figlia d'arte del cacciatore di mostri Ulysses Bloodstone, al momento deceduto, e personaggio sempre piuttosto affascinante. Se siete in vena di recuperi, vi suggerisco la sua storia ambientata nei mondi paralleli di Secret Wars e intitolata Marvel Zombies. Potete trovare la versione italiana sulla miniserie di 4 numeri Age of Ultron vs Marvel Zombies, uscita grosso modo nel 2016. Nel caso, fateci un pensiero. Ultima cosa che mi sento di dire: trovo molto strana, visto il tema mostri, l'assenza di Shikla, la succube e regina dei non morti con cui Wade si è sposato non troppo tempo fa. Ed effettivamente, per quanto abbiano poi preso strade diverse, resta ufficialmente sua moglie. Ma riflessioni su questa storia. È carina, per quanto continui a non apprezzare particolarmente Deadpool. Anzi, conoscendomi dovreste sapere che lo odio proprio, è più forte di me. Un personaggio che all'interno della mia visione del Marvel Universe non riesco davvero ad armonizzare. Troppo costantemente sopra le righe, troppo assurdo e poco interessante. Se non quando la sua follia e il suo strambo carattere vengono utilizzati come una maschera per nascondere quello che c'è sotto. Ma questa è una cosa che dipende molto dall'autore e che raramente si trova effettivamente nelle storie. Qui non mi sembra decisamente il caso. I presupposti per questa nuova run mi sembrano poco più di una scusa per fare intrattenimento, anche se ovviamente vedremo, o più probabilmente vedrete. Di mio non ho ancora deciso cosa fare, ci sto pensando. Al momento credo che prenderò almeno i numeri 2 e 3, giusto per avere tutte e quattro le storie disegnate da Bacalo, che con il 5 originale verrà sostituito da Gerardo Sandoval. Devo dire che al momento non mi aspetto moltissimo, però vedremo, forse. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto merita un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale Telegram, vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, trovate il link in descrizione, seguitemi anche su Instagram e su Twitch, sempre link in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video!